La volpe e la cicogna. Se c'è un animale sempre pronto ad ingannare e a rubare, questo è la volpe. Ormai la conoscono tutti e ognuno sa che di lei c'è poco da fidarsi. Questa storia racconta come una volta la mite cicogna riuscì ad avere la meglio su di lei. Una mattina la volpe si aggirava nei pressi di un lago. Ogni tanto si fermava, annusava per terra e poi proseguiva, come se nulla le interessasse. Il lago era pieno di uccelli. Con facilità avrebbe potuto catturarne quanti ne voleva. Invece nulla. Certo, era un comportamento curioso, ma chi poteva dire che cosa aveva in mente quella furbacchiona? In quei pressi, proprio vicino alla sponda, c'era una cicogna che con una zampa in acqua e l'altra alzata si reggeva in perfetto equilibrio. Alla volpe sembrò buffo quel modo di stare in piedi. Incuriosita, le si avvicinò e la guardò attentamente. Poco dopo, i due si misero a discutere del più e del meno. La cicogna, che era un uccello viaggiatore, le parlò di terre lontane, di boschi sconfinati, di fiumi pescosi, dei paesi del nord dove i tramonti finiscono all'alba e le albe iniziano al tramonto. La volpe rimase affascinata e continuò a seguire il racconto con interesse e meraviglia. Poi, alla fine, ritenendo doveroso ricambiare le cordialità, le fece un invito a cena. La cicogna era una forestiera, veniva da lontano e non sapendo con chi aveva a che fare, ingenuamente accettò. A sera la tana della volpe era tutta addobbata a festa. Dopo una breve chiacchierata, le due amiche si accomodarono per il pranzo. La furbastra, che contrariamente a quanto cercava di far apparire non aveva perso le sue abitudini, ancora una volta ne aveva combinata una delle sue. Aveva servito una pietanza molto liquida in una scodella dal fondo piatto. Con la fame che si ritrovava, divorò avidamente la sua porzione in un attimo. La povera cicogna, invece, alta com'era e con quel suo collo lungo, si dava da fare alla meglio, come poteva, per cercare di mangiare qualcosa. Immergeva il becco nella scodella, ma dato che la pietanza era liquida, non riusciva ad afferrare nulla. A quel punto si rese conto di essere stata ingannata e, non volendo dare intendere che aveva capito l'imbroglio, disse di non avere più fame. Alla fine della serata, la cicogna, nel congedarsi, ringraziò per l'ottima ospitalità e, lasciando intendere che voleva ricambiare la cortesia, invitò la volpe a cena da lei. L'indomani sera, le due amiche si ritrovarono ancora una volta insieme. La cicogna aveva preparato un tritato tanto gustoso che solo a sentirne l'odore la volpe si leccava i baffi. Nel vederla così ansiosa, la cicogna, per farle dispetto, continuava a perdere tempo, inventando mille scuse. Quando ritenne di averla fatta soffrire abbastanza, servì la pietanza in due bottiglie di vetro. A quel punto la volpe capì che quella sera avrebbe saltato la cena. Con molta facilità, la cicogna, infilando il suo lungo becco dentro il collo della bottiglia, mangiò a sazietà. La volpe, invece, non potendo infilare il muso, dovette accontentarsi di leccare il collo del contenitore. Questa favola ci insegna che è meglio non nuocere e non ingannare il proprio prossimo, per evitare di finire come la volpe, vittima dei propri raggiri.